La maglietta. Salve a tutti, ben trovati alla conferenza di presentazione di Cengiz Under. Prima di iniziare con le domande, lascio la parola al direttore sportivo della Roma. Buongiorno. Posiblemente de los jugadores que han llegado en este mercado, Under sea el menos conocido, pero para mí personalmente ha sido un reto importante el poder conseguir que hoy esté con nosotros un jugador que ha sido pretendido por muchos clubes importantes y que gracias a su deseo de estar aquí y gracias también a la confianza que la propiedad de la Roma en persona de Jim Palota ha depositado en mí, hemos podido hacer un esfuerzo importante para que esté con nosotros. Así que muy contento porque creo que hemos adquirido a un jugador de presente, pero también con un futuro muy importante. Forse tra i giocatori arrivati in questa finestra di mercato, Under è quello meno conosciuto, ma almeno per me personalmente ha rappresentato una sfida importante avere oggi qui con noi un calciatore corteggiato da tutti i più grandi club, questo grazie alla volontà del calciatore di essere oggi qui e della società, in particolare del presidente, darmi fiducia per acquistare questo calciatore, il che mi rende molto contento perché ritengo che abbiamo preso un calciatore molto utile per il presente e anche in chiave futura. Bizim için çok önemli bir transfer oldu. Çok önemli bir oyuncu. Bu transferden önce diğer takımlarında ona olan ilgisinden bunu anlayabilirsiniz. Çok memnunum. Çok iyi bir oyuncu. Aynı zamanda çok da alçak gönüllü bir oyuncu. Dolayısıyla çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Bu kadar. Iniziare con le domande. Ieri il direttore sportivo è stato abbastanza chiaro. Oggi cerchiamo di limitarci, quando parliamo con il direttore sportivo, alle domande sul giocatore. Paonessa, Roma TV. Eccomi, ciao, buongiorno. A Cengiz. Eccomi, ciao. Ti volevo chiedere cosa ti attrae e cosa ti spaventa di più del calcio italiano. İtalya Ligi Türkiye Ligi'ne aslında benziyor. İki ligde çok sert geçen bir lig. Ama Roma gibi bir kulüpten teklif gelince bunu hiç düşünmemek lazım tabii ki. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye Ligi'ne benzediği için, sert olduğu için aslında alışığım biraz. Burada tabii daha zor bir lig, biliyorum. Ama çok çalışıp üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Praticamente io vengo da una lega, una classificata quasi simile a quella italiana, che pure da noi si gioca forte, sia difensiva che per la posizione attaccante. Quando è arrivato questa occasione di trasferimento, io ho accettato subito. Sono molto contento di essere qua. Mi abituerò a questo calcio forte col tempo passare. Quindi non mi troverò, credo di non trovarmi i problemi al futuro. Al direttore invece, buongiorno prima di tutto, volevo chiedere, parlava prima di un giocatore poco conosciuto, infatti non era stato accostato alla Roma il suo nome, qual è il processo che porta alla scelta di un talento così giovane per una squadra come la Roma? Qual è il processo, il metodo?
yo he dicho poco conocido quizá para el aficionado, poco conocido a lo mejor para vosotros, ¿no? Para el profesional, que es mi caso, jugador internacional ya con su selección, con Turquía, que con 19 años ha jugado en el equipo revelación del campeonato turco, Estambul, que ha quedado segundo, debe ser un jugador señalado, ¿no? Entonces, un jugador que yo ya conocía bien y que cuando he llegado a Roma también aquí era conocido, porque afortunadamente el scouting de la Roma es magnífico. Y cuando nos hemos centrado en las posiciones que necesitábamos reforzar y el míster ha demandado un Mancino, un zurdo que pudiera jugar por derecha, pensamos en él porque, insisto, como he dicho al principio, es jugador de futuro, pero con un presente también muy importante. Sì, dicevo, probabilmente il meno conosciuto, poco conosciuto da parte dei tifosi, ma per noi addetti ai lavori si tratta comunque di un calciatore sì giovane, ma già nazionale turco, che a 19 anni ha militato nella squadra rivelazione del campionato turco, che ha chiuso al secondo posto. Quindi in ogni caso un giocatore che assolutamente meritava già di essere segnalato e che conoscevo molto bene. Anche quando sono arrivato qui alla Roma il calciatore era già conosciuto, potendo la Roma contare su uno scouting magnifico. Ed ecco che quando insieme di concerto con il mister abbiamo individuato il ruolo da rafforzare ed eravamo alla ricerca di un profilo di un calciatore mancino che potesse giocare a destra, abbiamo subito pensato a lui, trattandosi di un calciatore sì di prospettiva futura ma anche molto importante già nel presente. Gazetecinin sorusu şuydu. Böylesi az tanınmış bir oyuncu, bu kadar da genç bir oyuncu. Yani bunu, bu oyuncuyu buralara getirmek nasıl bir metodun sonucu? Hocanın cevabı, yani taraftarlar tarafından az tanınmış olabilir, medya tarafından az tanınmış olabilir. Fakat bizim de bir çok güçlü bir scouting ekibimiz var. Ben zaten kendisini milli takım seviyesinde, lig seviyesinde çok iyi takip ediyordum. Oyuncu üzerine karar vermemizdeki sebep, yegane sebep hocayla oturduk, bir sol ayağını iyi kullanabilen bir oyuncu arayışımız vardı. Bir araştırma yaptık, kendisini de yakından takip ettiğim için kendisine teklif götürdük bu şekilde. Spinelli, Roma Radio. Ciao, buongiorno. Sei qui ormai da due settimane, volevo sapere quali sono le tue prime impressioni sulla squadra, sui tuoi compagni. İki haftadır buradasın. Beklentilerin, gözlemlerin nedir? İki hafta içerisindeki gözlemlerin nedir takımla ilgili, Roma'yla ilgili? Ben buraya geldiğimde çok güzel bir karşılamayla geldim. Doğum günümde gelmiştim buraya. Havaalanında zaten çok güzel bir karşılama oldu. Şu an burada iki hafta olacak. Daha almadı, 6-7 gündür Roma'dayım. Alışmaya çalışıyorum. Tabii başlarda biraz zor geçti ama dil bilmediğim için biraz sıkıntı yaşıyorum. Onu da yakın zaman içerisinde çözeceğimi düşünüyorum. Quando sono arrivato, guardate caso che era il mio compleanno, quindi all'aeroporto mi hanno accolto benissimo, mi è piaciuto molto questo fatto, veramente mi è piaciuto molto. Non parlando per il momento l'italiano, questo per il momento potrebbe creare qualche disagio, ma a lungo andare sicuramente adesso già fin dall'inizio io ho cominciato a fare delle lezioni in italiano, quindi credo di impararlo subito, cioè a più presto, diciamo. È questo. Una domanda anche per il direttore. Buongiorno. Prima ci ha detto che seguiva da un pochino di tempo Cengiz, da quanto tempo volevo sapere seguiva Cengiz Under e soprattutto se c'è stata tanta concorrenza su di lui, se è stato difficile prenderlo, lavorarci. Nel finale ho intendito? Sì, che ci vuole mucha competenza per chi vive il fútbol. El tiempo en el fútbol cada vez es más escaso. Pero la confianza en él, que la tenemos infinita, nos permite esperarlo con tranquilidad.
Creo, porque cuando uno sigue a un jugador, tiene un conocimiento lejano, cuando el jugador ya está aquí, tiene un conocimiento más cercano, creo que a todas sus características deportivas habría que unir que es una persona bastante inteligente, con lo cual creo que su adaptación va a ser más rápida incluso de lo que pensábamos. Competencia para adquirirlo ha habido mucha, porque, insisto, un jugador con 19 años, internacional absoluto, que ha faltado cuatro partidas, que ha hecho cuatro partidos con la nacional, ha faltado dos goles, que su equipo, un equipo que tiene este año ha sido la revelación, ha habido equipos muy importantes, sobre todo de Inglaterra, equipos top, top, pero bueno, gracias a Dios, la Roma hoy y siempre tiene una marca que hace que el jugador quiera venir, ¿no? Insomma, il tempo nel calcio è, ce n'è sempre di meno, ma noi nel calciatore abbiamo grandissima fiducia e quindi avremo tutto il tempo di aspettarlo, ma al di là delle quelle che sono le sue caratteristiche, le sue qualità sportive e calcistiche, vanno unite quelle umane. Adesso che abbiamo conosciuto il ragazzo che qui presente, un ragazzo intelligente, siamo sicuri che i tempi di ambientamento saranno anche più rapidi di quello che potevamo pensare. Se c'è stata della concorrenza, sì, certa, molta, perché dicevamo si tratta di un calciatore molto giovane, appena 19 anni, già nazionale maggiore, 4 presenze, 2 gol, che viene da una stagione a livello di club con la squadra rivelazione del campionato turco. E quindi ecco, concorrenza soprattutto dall'Inghilterra di squadre top, di primissimo livello, ma per fortuna la Roma rappresenta un marchio che attira molto e che fa sì che il calciatore voglia venire da noi. Una cosa, aveva 19 anni, oggi 20. Sì. Soru şuydu. Roma'ya transferin önce İngiltere'den de bazı takımlar oyuncu Cengiz'i istiyorlardı. Dolayısıyla rekabet gerçekten çok yüksekti Cengiz için. Bunun şu andaki Cengiz tarafından gördüğünüz yansımaları nasıldır? Yani sizce hak ediyor mu? Hocanın cevabı yani son 4, yani oynadığı 4 maçta 2 gol attı. Di Francesco'nun hocasının söylediklerini gayet güzel yerine getirdi. Genç olmasına rağmen, yurt dışı tecrübesi olmamasına rağmen profesyonelliğini şimdiden konuşturmaya başladı. Bu tabii bizi çok mutlu ediyor. Cengiz'e karşı büyük bir özgüvenimiz var. Ona güvenimiz tam. Yani bu rekabetin sonucunda Cengiz'i almamızdan hiçbir şekilde pişman değiliz. Çok mutluyuz şu an için. Tabii uzun vadede görmek lazım, beklemek lazım. Başarısının perçinlemesi için. Dolayısıyla biz Cengiz'i destekliyoruz. Bu kadar. Sport. Una curiosità, proprio perché hai già raggiunto la nazionale turca, vieni da due ottime stagioni, volevo sapere se intanto ti senti subito pronto per fare il titolare nella Roma, a partire dalla prima giornata di campionato. E poi la curiosità è cosa pensi quando scrivono o dicono che sei il Dybala turco. Milli takımda yeniden sıcağı sıcağına maçlar yaptın. Kendini İtalyan Ligi için hazır hissediyor musun? Bununla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Ben her zaman formül rekabeti için hazırım. Bundan önceki takımla da bir sene önce gitmiştim. Orada da direkt oynamaya başladım. Her zaman kendimi hazır hissediyorum. Bunu da tabii zaman gösterecek ama ben idmanlarda, antrenmanlarda en iyi şekilde performansımı gösterip bunu da maça yansıtmak istiyorum. Güzel bir kamp dönemi geçirdik Amerika'da. İlk maçında bir tane gol atmıştım. İnşallah bunun devamı da gelecektir. Bu kadar. Io mi sento molto pronto. Credo di aver dimostrato quanto ero pronto anche quando giocavo per Başakşehir, che per lo quale ho giocato per un anno e ho segnato 7 gol. Quindi ho dimostrato le mie credo di aver dimostrato le mie prestazioni e le mie qualità calcisticamente.
Per il momento io mi trovo molto, mi sento molto pronto, però vedremo a lungo andare le mie prestazioni. Abbiamo avuto anche un bel periodo in America, negli Stati Uniti, ho segnato pure un gol per questo torneo privato, quindi fin dall'inizio mi sento pronto, ma a lungo andare vedremo insieme. Scusi, non ha risposto al fatto cosa pensa quando gli viene chiesto, quando vede scritto, viene detto che appunto è il Dybala turco? Gliel'ha fatta la domanda? Ok, se Dybala ciò pensa, cioè, tipo allora, con la crema di Fidus, fisico da ciò pensa, tipo allora, o il nulla da pensa, sarà che Türkiye'de de çok söyleyen olmuştu. Ama ben şu an Roma'dayım. Cengiz Ünder olarak anılmak istiyorum tabii ki. Pure in Turchia mi chiamavano ogni tanto come Dybala perché questa somiglianza comunque c'è fisicamente. Però vi ricordo che io sono Cengiz e ho le mie qualità e le mie prestazioni, quindi mi ricorderete così come Cengiz al futuro. Fare una domanda al direttore sportivo, perché esco dal mercato Roma e volevo parlare dell'argomento del momento a livello mondiale. C'è stato appena un acquisto che è l'acquisto più costoso della storia del calcio. Che idea si è fatto di questa operazione Neymar, che è costata 222 milioni? Cioè, quali sono adesso i pro e i contro, perché sa bene che in Spagna anche la Liga, oltre al Barça, sono intervenuti, hanno accusato di drogare in qualche modo il financial doping, cioè drogare il mercato alzando chiaramente poi i prezzi di mercato degli altri calciatori. Qual è la sua valutazione, ecco, su questa operazione che sta facendo tanto discutere? Un po' di fatica, veramente, un po' di paura. Me da un po' di fatica, me da un po' di miedo, di non so dove andiamo. A llegar, y no quiero pensar que estemos construyendo una burbuja ficticia que en el futuro pueda explotar. Ese tipo burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho en la economía mundial. Mi histórico está ahí, ¿no? Yo no soy de comprar jugadores caros, tanto dinero. Respeto lo que ha hecho el PSG, si es legal o no. Habrá unas instancias que deberán de decidirlo, no es mi trabajo. Pero personalmente sí me da un poco de fatiga, de miedo, todo este espectáculo millonario de tantos euros en un momento donde la economía mundial, fuera de lo deportivo, de la persona de la calle, hay gente que sufren para vivir en el día a día, ¿no? Entonces, nosotros que debemos ser un poco el espejo, a veces no lo somos. Sí, dice, beh, effettivamente mi crea un po' di disagio e mi dà un po' di paura, perché ecco, non so dove arriveremo di questo passo e non voglio pensare che stiamo costruendo una bolla che a un certo punto possa esplodere, del tipo della bolla immobiliare, con tutti i gravi danni che ha creato nella economia mondiale. La mia storia è abbastanza chiara, non è quella di comprare calciatori molto, molto cari, molto, molto costosi. Rispetto a quello che ha fatto il PSG, se sia legale o meno, ci saranno delle istituzioni che lo giudicheranno,
non è mia competenza, ma in ogni caso, ecco, mi crea un certo disagio, una certa paura questo spettacolo milionario di così tanti milioni in un momento in cui l'economia mondiale extra calcistica ci dimostra che ci sono tantissime persone che fanno fatica a tirare avanti, no, e a vivere la vita di tutti i giorni, e noi che dovremmo essere lo specchio qualche volta non lo siamo, specchio della società. Soru şuydu. Güncel olarak Neymar'ın transferle ilgili 220 milyon euro bedel karşılığında transferle ilgili bu büyük rakamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sonuçta futbol sektörünün dinamiklerini değiştirebilecek rakamlar bundan sonrası için. Hocanın cevabı açıkçası bu bende bir sorun teşkil ediyor. Yani beni biraz rahatsız etti. Bu kadar yüksek paraların sektörde, dünya futbol sektörüne konuşulması. Korkum o ki gelecekte bu rakamlar artabilir. Düşünürseniz bu sektörde kulüpte birçok insan, sadece futbolcular değil, birçok insan görev almakta birçok kulüpte. Dolayısıyla bu rakamları kendileri duydukları zaman belki karşılaştırma yaparlar, sorunlar çıkabilir kulüpler bazında. Yani bir anda futbol sektörünün bu şekilde ekonomik olarak rant kazanması açıkçası pek hoşuma gitmiyor. Maggi il tempo. Eccoci, buongiorno. Io volevo chiedere a Cengiz, recentemente ha incontrato a Trigoria, prima di partire per gli Stati Uniti, Francesco Totti. Ecco, volevo sapere cosa vi siete detti e che impressione fa arrivare alla Roma l'anno in cui il più grande giocatore della storia della società ha appena smesso. Amerika'da Totti ile tanıştım. Kendi aranızda ne konuştunuz? Çevirmenin yardımcı olduğunu. Roma'yı bıraktıktan bir yıl geçti aradan. Roma'yı nasıl görüyor? Yeni Roma'yı. Bununla ilgili sana bir bilgi verdi mi? Bunu merak ediyorum. Totti ile burada karşılaşmıştık ilk geldiğimde. İkinci günümde karşılaşmıştık. Gelmeden önce zaten Totti'nin vedasını 10 defa izlemişimdir kendi içinde. Efsane bir oyuncu. Onun videolarını çok izlerdim. Burada karşılaşmıştık ama Totti ile. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak isterdim. Ama bu sene futbolu bıraktığı için bana nasip olmadı. Bu kadar. Io l'ho conosciuto al secondo giorno quando sono arrivato qua, il suo Jigulé l'ho visto almeno 10 volte, dopo e dopo, anche perché io vedevo molto i suoi video su internet, seguivo lui, proprio tifavo per lui, mi è dispiaciuto che ha lasciato il calcio, insomma. Avrei voluto molto di giocare con lui insieme, che potevo, così potevo imparare molte cose da lui, però non è successo, peccato. Buongiorno, con vostro permesso chiederei in lingua turca a Cengiz. Cengiz hoş geldin Roma'ya. Edona Berejansı ismi açık. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Hocamla aran nasıl? Şu an nasıl bir senkronizasyon sağladınız? Bir de dil sorunun var. Şu an hocanın söylediklerini nasıl anlıyorsun? Evet. İkinci sorum Türkiye ile alakalı. Fatih Hoca gitti, Lucescu geldi biliyorsun. Bu değişimi nasıl görüyorsun? Bir de Hırvatistan, Ukrayna aday kadrosunda yer almayı umuyor musun? Secondo domanda per il direttore. Facciamo prima questa. Poi dopo. Ya. Baştan söyleyeyim. Milli takımla ilgili bana tabii böyle düşmez aslında. Ülkemiz için nasıl hayırlısı oysa öyle olsun diliyorum. Her şey ülkemiz için sonuçta. Lucescu geldi. Daha önce tabii ki çalışmadım. Umarım ülkemiz için en iyi şekilde temsil edeceğiz. Güzel maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Aday kadroda yer alır mıyım? Başakşehir'deyken son kampların hepsine gitmiştim. Yine tabii ki de gitmek istiyorum. Zaten herkes milli takıma gitmek ister. Böyle bir kulübe geldiğim için gideceğimi umuyorum. İnşallah dediğim gibi olur. Francesco ile aramda idmanlarda dil problemi olduğum için pek anlayamıyorum ama bana genelde el hareketleriyle gösteriyor. Öyle anlamaya çalışıyorum. Bu da benim için tabii avantaj aslında.
beni anlamaya çalışıyor o da. Ama yakın zamanda da dil problemini çözmem lazım. Diciamo prima la risposta alla domanda. La domanda era con Di Francesco come ti trovi, come costruite insomma la comunicazione, visto che tu non parli italiano e lui non parla turco, quindi questo ti crea un po' disagio. E la seconda domanda era siccome per la nazionale turca c'è stato un cambiamento per l'allenatore che infatti Terim se n'è andato e è venuto Lucescu, cosa pensi di questo fatto qua e credi che ti chiameranno per la nazionale? E la risposta per questo cambiamento della nazionale non vorrei parlare, vorrei mettere i miei commenti. Conosco bene Lucescu, però siccome non aver giocato con lui sotto di lui, quindi non saprei di cosa si tratta. Spero di essere richiamato per la nazionale turca, insomma mi fa molto piacere questo sempre, questo è un fatto che mi fa piacere sempre. Con Di Francesco con i gesti per il momento ci capiamo, giustamente non ci parliamo, però lui si fa capire con i gesti suoi, io mi faccio capire con i miei gesti, però sicuramente non andrà così, e già come ve l'ho detto prima che prendo le lezioni per l'italiano, per migliorare il mio italiano, quindi a breve sarò a parlare italiano, credo. Chiedo una domanda del direttore, scusate se vado oltre, però già si sono chieste tutte le domande su di lui, io volevo chiedere su Emre Mor. Ci sono le voci che girano questi giorni e oggi proprio c'è una cosa concreta su questo caso? Ieri, no, ayer me han preguntado por la misma pregunta, no, y hoy ya para evitar que me continuéis preguntando, la Roma no tiene ningún interés en Remor. Valoro muy bien al jugador, pero nosotros tenemos a Ander y con él estamos muy contentos. Dice, ieri mi hanno rivolto la stessa domanda parlando di altri calciatori, così quindi oggi per evitare di tornare così su questo tema ribadisco soltanto che si tratta di un giocatore certamente interessante ma verso il quale la Roma non nutre interesse particolare, abbiamo come turco Under e siamo contenti di avere lui con noi. Dubaldo, Corriere dello Sport. Sì. Ciao, buongiorno. Volevo chiederti, in questi primi giorni di allenamento, quali sono le differenze che hai incontrato tra il calcio italiano e quello turco, le modalità di stare in campo, di allenamento? İdmanlarda karşılaştığın farklılıklar nelerdir? Türk futbolu ile İtalyan futbolu arasındaki ilk gördüğün farkındalıklar nelerdir? Neyi fark ettin ilk olarak? İdman yaparken, oynarken? Fark olarak sürekli çift antrenman olması, bir de sürekli salondayız. Türkiye'de bu biraz daha, Türk futbolcularında daha az. Bende de vardı, yalan söylemek istemiyorum. Bu tek büyük fark bence bu. Disiplin olarak da buranın disiplini tabii ki çok fazla. Antrenmanlarda bir de herkes %100'ünü vermeye çalışıyor maça daha yansıması için. Qua noi facciamo doppio allenamento, in Turchia invece non lo facevamo così. Posso dire che siamo sempre in palestra, quindi fisicamente diciamo sono molto più impegnato adesso, invece da noi in Turchia pure in Turchia andavamo in palestra, però non così tanto, però mi fa piacere questo fatto qua, comunque qua la disciplina diciamo è molto di più rispetto a quella che sta in Turchia. Questo. Ho capito bene, si era detto all'inizio per la risposta che in Turchia non facevano doppio allenamento. Sì, sì. Non facevano. Vabbè, ha detto una cosa del genere, però. Sì, sì.
Vabbè, ci saranno le squadre che... Sì, però lui, lui non lo faceva. Val di Serri, Corriere della Sera. Dello specifico, diciamo. Ecco, invece a Moccio volevo chiedere questo. Nei giorni dell'acquisto, dell'arrivo di Under, Under avete, erano i giorni che Totti tornava qui a, a, per parlare, per il suo futuro, eccetera. Ma per caso hai fatto vedere a Totti una cassetta per dire che ne pensava di Under? No, 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 no hemos parlato, no he hablado con Francesco sobre él. Sí sé que una vez que lo saludó me preguntó cómo era y bueno, le expliqué por encima y pero poco, no, ese día no era el motivo de la visita de Francesco, pero sí demuestra la personalidad, la bondad de Francesco, que en cuanto lo vio accedió a saludarlo y a hacerse una foto con él, que para él fue una cosa importante porque era el primer día en Trigoria, ¿no? Es decir, demuestra la grandeza de Francesco, que vosotros ya sabéis mejor que yo, ¿no? No, a dire il vero non ne ho parlato con lui di Under, però sì, quando Francesco era qui a Trigoria e ha incrociato Under, mi ha chiesto di lui, così gli ho un po' raccontato quali fossero le sue caratteristiche, però ecco, quel giorno il motivo della visita di Francesco non era quello, ma in ogni caso ha subito dimostrato la sua personalità e la sua... bontà quando appunto ha incontrato Under, si è fermato a salutarlo, ha fatto una fotografia con lui, il che ha fatto molto piacere a Under, è stato per lui molto così importante visto che era il suo primo giorno a Trigoria, quindi ecco, non ha perso occasione per dimostrare una volta di più la sua grandezza che voi conoscete anche meglio di me. No, è importante. Totti'nin izlenimleri size yansıttı, izlenimler nelerdi? Bu konuyla hakkında ne söyleyebilirsiniz? İlk bana sorduğu oynama isteği ve onun kalitesinin ne kadar üst düzeyde olduğu, bununla ilgili bana sorular sordu. Ben de kendisine düşündüklerimi söyledim zaten, siz de bunu medya olarak biliyorsunuz. Daha sonra fotoğraf çekildiler birlikte. Biraz kendi aralarında konuştular çevirmen vasıtasıyla. Bu kadar. Val di Serri, Corriere della Sera. Buongiorno. Volevo chiedere a Gengis, c'è stato un momento in cui in Italia il calcio turco era molto molto importante. Terim ha allenato la Fiorentina, ha allenato il Milan, l'Inter ha comprato Akansukur, Emre Belözoğlu, che credo abbia giocato con te nella stessa squadra di Istanbul. Poi per tantissimi anni i giocatori turchi qua invece non hanno avuto fortuna. Volevo chiederti se con Emre, che giocava con te a Istanbul, o con Terim hai parlato per capire un po' com'era fatto il calcio italiano prima di accettare la proposta della Roma. Son yıllarda bildiğin gibi Türk futbolunda yani Türkiye'den İtalya'ya çok futbolcu gelmiyor ama eski önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda birçok oyuncu İtalya'da oynadı, senin de bildiğin gibi senin eski takım arkadaşın Emre Belözoğlu. Bu konuyla ilgili konuştunuz mu hiç kendi aranızda Türkiye'deyken? Hani İtalyan futbolundaki değişim, gelişme, bunlarla ilgili konuştunuz mu? Onlar oynadığı zaman nasıldı? Şimdiki durum hakkında bir değerlendirme yaptınız mı? Evet, Emre abiyle sürekli konuşmuştuk zaten gelmeden önce de. Emre abi çok büyük bir futbolcu, onu da söylemek istiyorum. Onunla oynadığım için çok şanslıyım, son dönemlerinde özellikle. Emre abi bana telefonla konuştuğumuzda da söylediğinde İtalya Ligi'nin zor olduğunu söylemişti. O da Inter'de oynamıştı zaten. O biraz da orta saha olduğu için, daha mücadeleci oyuncu olduğu için ben kanat oyuncusuyum. Benim için daha zor olacak aslında İtalya Ligi'nde oynamak. Ama buna alışacağım. Bunu zaman gösterecek. Hepimiz göreceğiz. Io ho parlato con Emre Belözoğlu. Tra l'altro ci conosciamo molto bene. Io lui ci tengo molto, veramente.
mi sento molto fortunato di aver conosciuto lui. Prima di venire qua, sinceramente, al telefono ci siamo sentiti e lui mi ha detto che il calcio italiano è molto duro, molto forte, come al solito, come sempre. Però lui giocava in centrocampo, io invece gioco sulla fascia destra, quindi abbiamo due ruoli diversi, quindi vedremo insieme la differenza. Volevo chiedere al direttore, ieri sera il Milan ha fatto 65.000 spettatori per una partita di Europa League quasi scontata, aveva già vinto all'andata, per cui immagino che questo entusiasmo clamoroso dei tifosi del Milan nasca da un calciomercato del Milan che dopo il Paris Saint-Germain forse è stato quello dove sono stati spesi più soldi. Secondo lei, per riportare 65.000 spettatori fissi a Roma, che l'anno scorso ci sono stati solo per l'addio di Francesco, bisognerà spendere per forza o c'è una via, un metodo Monci per riportarli allo stadio anche tenendo un profilo più basso economicamente? Il profilo più basso economicamente. Che chi? Un profilo massimo del destro, no? del club della Roma. Che chi? Che un profilo ma la Roma più basso che il Milan? No, capisco. Dico, il Milan ieri fa 65.000 spettatori, capisco. Perché ha comprato 100 giocatori. Il Paris Saint-Germain farà, oggi facevano la fila per la maglia di Neymar alle 6 del mattino. A Roma, per riportare 65.000 spettatori, come si può fare? Bisogna per forza spendere come gli altri oppure c'è un'altra via? Io è stato 3 volte después de mi llegada a Roma, 3 veces en el Olímpico, y en 2 de ellas, contra la Juve y contra el Genoa, creo que hemos estado muy cercano a esa cifra. No es una aspiración mía meter 65.000 personas en el campo. Mi aspiración es vencer con la Roma. Lo demás vendrá de seguido. Pero creo que el aficionado romanista es lo suficientemente inteligente como para no necesitar que lleguen jugadores, porque los jugadores ya están aquí. Sí. La Roma tiene a Strootman, tiene a Nainggolan, tiene a Seco, tiene a Daniele, tiene a Florenzi. No hay mejor gancho para atraer al público, ¿no? Pero insisto, creo que mi objetivo no debe ser meter 65.000 personas en el campo. Mi objetivo debe ser vencer algo con la Roma. Sono stato 3 volte allo Stadio Olimpico dal mio arrivo a Roma. In 2 di queste circostanze, contro la Juventus e il Genoa, siamo stati molto vicini a questa quota. In ogni caso, non è la mia aspirazione.